Mi bacia il primo ragazzo che incontro. Bello questo ascensore. Cercasi il filotto per iniziare la rincorsa al vertice, è l'obiettivo della Nocerina prima della sosta del campionato. Terminati gli scontri diretti dopo il pareggio contro il San Marzano, ora i rossoneri non possono lasciare ulteriori punti per strada. Il meno 8 dalla Cavese è margine cospicuo ma recuperabile, essenziale però un filotto di vittorie. Fino alla sosta natalizia ci saranno 6 partite, per insediare la capolista c'è bisogno del maggior numero di punti possibili. Al riguardo Nappi ha motivato la squadra sul mini tour de force che chiuderà il 2023. Si parte domani contro la Romana, gara alla portata della Nocerina a patto di non sottovalutare l'avversario. Questa mattina è stata ultimata la preparazione, ci sarà anche il difensore Mazzei di nuovo disponibile dopo la squalifica. Dagli allenamenti settimanali mister Nappi dovrebbe confermare il 4-3-3. Davanti a Venturini agiranno Crasta, Fontana, Mazzei ed Esposito. A centrocampo possibile il rientro di Citarella con Uliano e Basanisi ad ultimare il trio. In attacco Liurni e Del Bactuì a supporto di Piccioni o Parravicini.